Pokémon Tower, Monte Pira, Torre Cielo. Sono solo alcuni dei luoghi presenti nei videogiochi Pokémon che cambiano l'atmosfera intera del gioco stesso. In un mondo dove, almeno apparentemente, regna l'armonia, la presenza costante della morte in questi cimiteri rende il tutto quanto mai macabro. Sono miriadi le tombe di Pokémon che avvolte nella nebbia costellano questi luoghi, creando questo effetto di ansia, inquietudine e paranoia. Ma non avete notato nulla di strano in questa frase? Abbiamo parlato di morte in generale, ma i riferimenti ad essa riguardano solo ed esclusivamente i Pokémon. Sorge dunque spontaneo chiederci: e gli umani? Di getto, si potrebbe rispondere che gli umani sono immortali. Del resto, la sesta generazione ci presenta il personaggio di Hatz, un uomo che da più di 3000 anni vaga per Kalos alla ricerca del suo amato Pokémon. Ovviamente, dal punto di vista biologico, è impossibile che un uomo abbia vita così lunga. Dunque, senza ombra di dubbio, è immortale. Ciò nonostante, sembra alquanto improbabile che l'intero genere umano sia immortale, sia per la popolazione presente nei giochi, tutt'altro che numerosa, sia per alcune prove particolarmente schiaccianti che confutano l'immortalità dell'uomo nel mondo Pokémon. Una di queste è particolarmente semplice ed è la descrizione del Pokédex di Yamask, Pokémon di quinta generazione, la quale afferma che la maschera che egli porta non è altro che la rappresentazione del suo viso quando era ancora in vita. Con questa affermazione si sottointende la morte dell'umano e quindi la sua mortalità. Questo ci porta a formulare un'altra teoria. Se gli uomini muoiono, ma non esistono cimiteri per essi, allora che fine fanno i cadaveri? La risposta potrebbe essere tanto semplice quanto sconcertante. Non esistono cadaveri. Anzi, non esiste neanche la morte per gli umani. Perlomeno, essi non cessano di esistere. Ma cos'è allora la morte? Alcuni miti presenti nel mondo Pokémon ci suggeriscono l'appartenenza di Pokémon ed umani alla stessa specie. Dunque, la distinzione tra umani e Pokémon potrebbe non essere così netta come sembra. Un altro spunto di riflessione ce lo dà ancora una volta Yamask. Si dice infatti, sempre nel Pokédex, che ricorda il suo passato da umano. Questo è solo uno dei tanti casi di umani tramutati in Pokémon. Esistono infatti molte altre descrizioni del Pokédex che affermano tale situazione. Se però da un lato gli umani diventano Pokémon, il caso inverso non si è mai verificato. Ora vi porrò la seguente domanda. Avete mai visto un Charizard evolversi in Charmeleon? Con questo quesito voglio arrivare al succo della mia teoria, ossia che la morte non è altro che l'evoluzione di un umano in un Pokémon. Questo spiegherebbe moltissime cose, dalla mancanza di cimiteri umani alla profonda intesa che c'è tra uomini e Pokémon e alla loro capacità di intendersi a vicenda, fino a dare una spiegazione quantomeno accettabile ad alcune descrizioni del Pokédex che sfociano nell'assurdo. Ma come spiegare allora le uova Pokémon? Seguendo il ragionamento precedente, un Pokémon dovrebbe far nascere un bambino umano. Questo potrebbe spingerci a dire che questa evoluzione ha qualcosa in più delle altre, e che non parliamo semplicemente di una tramutazione fisica, ma addirittura genetica. Ciò consentirebbe ai Pokémon di generare Pokémon e di consentire la sopravvivenza di essi nel caso gli umani dovessero estinguersi. Con questa teoria
Inoltre spiegheremo la possibilità di accoppiare Pokémon con evidenti caratteristiche diverse, in quanto derivano tutti dagli umani, possiedono la capacità di procreare tra di loro indistintivamente dal tipo di Pokémon. Un altro punto da analizzare è la presenza di fantasmi umani presenti nei giochi. Se infatti l'umano in sé per sé non muore, ma si tramuta, allora cosa sono i fantasmi? Umani che, per un motivo o per l'altro, hanno bloccato questa evoluzione genetica? Oppure sono presenze paranormali come i demoni? In ogni caso, questa teoria è comunque molto complessa e spesso forzata, in quanto di sicuro questo è uno dei misteri legati ai Pokémon più fitto che ci sia, e dunque, sbrogliare questi nodi sembra essere davvero un'impresa colossale. Io ci ho provato con una mia risposta. Mi raccomando, scrivete anche voi nei commenti cosa ne pensate o se avete delle osservazioni da fare riguardo a questo video.